Si sono ritrovati a Bari da Spagna, Portogallo e Turchia per promuovere la partecipazione femminile nello sport, merito del seminario internazionale organizzato presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico Gaetano Salvemini sul progetto Epic Basketball. Nel corso dell'iniziativa organizzata dall'associazione sportiva Margherita Sport e Vita sono stati presentati i risultati del progetto avviato a gennaio scorso e finanziato dall'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura dell'Unione Europea nell'ambito del progetto Erasmus Plus Sport, alla presenza dei partner dell'iniziativa provenienti dai tre paesi del bacino del Mediterraneo. Un'occasione unica per confrontarsi sul miglioramento delle buone pratiche per il contrasto alle diseguaglianze di genere, soprattutto nello sport, con la partecipazione, fra gli altri, dell'associazione ASSIS, con la presidente Luisa Rizzitelli e la project manager Alice Bruni, un'associazione che è in prima fila per il fondo di sostegno alla maternità degli atlete di recente istituzione. Presenti il presidente CONI Puglia Angelo Giliberto, la presidente FIP Puglia Margaret Gonnella, l'assessore comunale allo sport Pietro Petruzzelli, il docente Francesco Fischetti della facoltà di scienze motorie dell'Università di Bari, oltre al dirigente scolastico dell'istituto Tina Gesmundo e agli studenti delle classi quarta e quinta del liceo scientifico sportivo. L'incontro di Bari ha rappresentato anche la possibilità per ricambiare la squisita ospitalità offerta alle delegazioni pugliesi in occasione delle iniziative già organizzate a Mirandela e Pedrenguer, comune spagnolo capofila dell'iniziativa. Quest'ultimo appuntamento in particolare ha coinvolto lo scorso febbraio 8 cestiste delle classi 2000 e 2001 nella doppia veste di giocatrici, di istruttrici e ambasciatrici della pallacanestro femminile presso le coetanee di Spagna e Portogallo.